Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Saint Jean. Scusate un po'. Spero di non essermi raffreddato. Allora, innanzitutto mi spiace di non aver registrato in giorni. Comunque, sempre un po' il cellulare lento a rispondere, perché c'è un cellulare vecchiotto. Dicevo, sì, infatti è quello che volevo iniziare a fare dei video con una nuova concezione, che mi hanno dato dei consigli su come registrare i video. Io invece questo lo carico così come me ne viene. Il nostro amico Nogra mi ha detto che conviene ogni tanto fare dei tagli e conservare il formato originale del video, cioè di non questo video che faccio con il cellulare Nokia Asha 302 640x480, di non dargli un formato HP. E quindi niente, qua sono le 19:06. Mi dicevo, spero di non essere raffreddato. Prossimamente migliorerò la qualità dei video e farò dei tagli, ma questo lo carico così. Come se ne esce e se ne esce. Allora, dicevo, io già vedevo come si andava rovinando la previdenza sanitaria italiana, diciamo il sistema di salute pubblica, come lasciava sempre più abbandonate le persone in Italia, soprattutto come lo scatafascio e la malora del sistema sanitario italiano va di ogni volta in tilt. Perché io sono d'accordo per aiutare la gente disperata e che ha bisogno di un rifugio, ma vengono più di 1000 persone al giorno a cercare rifugio in Italia. Allora già per loro il sistema sanitario a volte non funziona, stanno al margine, incluso quando si tratta di un raffreddore comune. Ma te ti immagini adesso se la nostra salute pubblica potrà far fronte niente di meno, non dico al dengue, alla malaria, che non hanno cure, magari il dengue per esempio, l'Aedes aegypti e tutte quelle, ma addirittura l'Ebola, che ci vengano a raccontare qualcos'altro, ma non che in Italia siamo preparati per affrontare l'Ebola. Quello non ci credo. Io sono molto preoccupato per tutte e tutti noi, cari amici, care amiche ed amici. Infatti già mi sto confondendo, dalla è colpa dell'Ebola, anche della risoluzione dei video. No, vabbè, a parte scherzi, io mi preoccupo perché non sanno fare fronte con le scarse risorse che ha il nostro sistema sanitario a attacchi di influenza o di influenza aviaria, porcina, chiamala come vuoi, con più di 1000 immigrati al giorno che arrivano in Italia. Il sistema diciamo di prima accoglienza degli immigranti è collassato. Poi bisogna vedere il sistema di seconda accoglienza com'è. Che adesso c'è questo Ebola, che al contrario di altri malanni, altre malarie, è mortale a più del 60% di trattamenti intensivi. Ma se non ci sono soldi per i trattamenti intensivi, figuriamoci addirittura per la detezione della malattia. E che passa, che succede? Che vengono migliaia di persone al giorno, una passa malata e ammala molte, o addirittura di tutti quelli che si imbarcano nei barconi. Basta che uno è malato che in qualche giorno o in una quindicina di giorni di traversia del Mediterraneo,
navigazione in 3, 4, 5, 10 giorni già contaminato tutti nel barcone. Poi magari a molti non gli si detetta la malattia, questa che prima c'è stato la SARS, poi la influenza A. Ecco, questo Ebola è più difficile da detettare, è più insidioso ed è più mortale della SARS e di tutte le altre cose. Che mezzi di prevenzione e di sicurezza si stanno adottando in Italia? Perché di quello si parla poco o niente, ma arrivano 1.000 persone al giorno. Che dobbiamo mettere in quarantena la gente di Lampedusa, di Ustica, della Sicilia, del Meridione? Perché anche in Europa ancora non si fa niente? Perché non se ne parla come negli Stati Uniti, che c'è un panico impressionante? E poi non ci scordiamo che possono usare questo Ebola come mezzo di distruzione di massa, inoculandolo in alcuni disgraziati e poi inviandoli come i migranti. Ecco, io vorrei sapere come ci possono garantire che non andiamo incontro a una pandemia? Allora io chiedo a tutte e tutti voi, tanto non avete nulla da perdere. Perché non interpellate i responsabili della sanità pubblica della vostra città, della vostra provincia, del vostro quartiere? Perché non interpellate, tanto non avete nulla da perdere, i responsabili regionali e provinciali della sanità italiana? Perché non interpellate, tanto non avete nulla da perdere, i responsabili ai livelli nazionali della Croce Rossa, dell'assistenza del servizio pubblico medico italiano? Io mi domando, perché non interpellate, tanto non avete nulla da perdere, al primo ministro, al presidente del Consiglio dei Ministri, il primo ministro Renzi, ai politici dell'opposizione, della maggioranza, ai parlamentari? Che si può fare a livello italiano, ma anche comunitario, della comunità europea e delle organizzazioni mondiali per prevenire possibili pandemie ed epidemie che diventino, diciamo, endemiche? Tanto non avete nulla da perdere, potrete trovare gli email in internet per fare le domande, potrete trovare le direzioni per mandare delle lettere, i telefoni a cui chiamare, non solo il 0800, anche il 0810. Perché se i politici non fanno nulla, voi starete lì a guardare fino a che la malattia busserà alla vostra porta e ucciderà i vostri familiari, i vostri parenti, i vostri vicini di casa? Ecco, magari quelli sì, direte, alcuni vicini di casa se lo meriterebbero. Vabbè, fa niente, però voglio dire, poi morite pure voi alla fine. Allora, tanto non vi costa niente. Interpellate i medici, i professionali, i ministri della salute, i politici, i sindaci, gli assessori, gli intendenti, i prefetti, le guardie mediche, i chirurghi, i professori della medicina, i docenti, il personale medico, sanitario, paramedico e parasanitario, perché tutti insieme ci si deve mobilitare. Non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, perché poi, quando arriva l'Ebola in tutta Europa, saremo tutti morti. Uccide molte persone, è peggio dell'influenza aviaria, ma è sul serio. Allora sta a tutti noi, quindi anche a tutti voi, fare qualcosa. Non si può aspettare il giorno dopo per dire:
ci dobbiamo mobilitare. E come fare il vaccino anti-influenzario quando l'inverno è iniziato? Magari hai fortuna e non ti contagi, ma sai che significa? Che dopo 30 giorni o 15 entra in circolazione il vaccino. Quindi significa che in pratica, perché si attivi nell'organismo il vaccino anti-influenzario, deve essere passato un terzo dell'inverno e magari l'influenza più non fa vittime. E quindi che aspettiamo? A prendere delle misure, quando già le misure non servono perché magari la maggior parte delle vittime sono morte. Beh, allora io vi saluto qua. Ringrazio ancora una volta il nostro amico Nogra, che ci stiamo parlando in Skype. Io gli ho detto arieccomi e lui mi ha detto ari ciao, perché ogni tanto durante tutto il giorno ci chattiamo. E il Nogra mi ha detto appunto che bisogna lasciare il video nel formato originale e poi bisognerebbe diciamo com'è che sì, perché se no si perde la qualità. E poi mi sono l'avevo detto prima, beh, vabbè, adesso rivedere il video. Bisogna lasciare e fare dei tagli. Ecco, io invece sono spontaneo proprio perché voglio condividere tutto con voi, quindi vi dovrete soffrire il video integrale. Perché? Perché per il momento devo incorporare questi nuovi abiti di fare dei tagli al video e soprattutto di lasciarlo nel formato originario. Io sono sempre tentato di dargli un formato Full HD. No, sì, Full HD. E di non fare tagli, quindi si vedono tante pause, perché io ho voluto fare delle brutte copie dei discorsi, ma non c'è niente da fare. Io preferisco accendere il cellulare e parlare, e così mi viene tutto spontaneo. Però dicevo della crisi sanitaria che presuppone questo Ebola, che già noi già questo lo dovrei tagliare. Che già noi abbiamo una crisi sanitaria, perché già la sanità sta in uno stato critico. Se poi ci arriva questo Ebola, che facciamo noi? Ah, forse mi sarò malato di Ebola. Che facciamo noi? Veramente? Pensa se arrivano 1.000 immigranti ancora, poracci, che bisogna aiutarli, ma se arrivano super ammalati, subito si contagiano tutte le persone a Lampedusa. Isolamento avanzato per Lampedusa, molti di loro, il 60%, morirebbero, e poi magari si diffonde attraverso gli uccelli e gli animali nella penisola. E allora come collasserebbe il nostro sistema sanitario? Andrebbe malora. Già sta collassando adesso ogni inverno che c'è un raffreddore. Se ti immagini che allarme rosso sarebbe? Neanche ci riuscirebbe a fare un video, un film abbastanza esplicativo Dario Argento dell'epidemia che potrebbe scoppiare e cundere in Italia. Sarebbe un orrore. Si aprirebbe una voragine e ci mostrerebbe il tartaro. Quindi che fanno i nostri politici a parte parlare Renzi sì, Renzi no, Berlusconi sì, Berlusconi no, Berlusconi che ancora sta in politica e discute che dovrebbe stare, non so, gli hanno dato altre condanne e ancora dialoga con Renzi. Ecco, ma del SARS o di questo Ebola nessuno ne parla. Non è importante, capisci? Puoi morire domani o anche contagiarti questa sera stessa. Io devo essere già contagiato. Che a loro non gliene fotte niente. Stanno con questi Renzi ha detto Berlusconi, Berlusconi ha detto Renzi, Grillo gli risponde, Bersani ritorna, Bertinotti commenta. Come Prodi, D'Alema,
Almeno ci abbiamo una magra consolazione. Che l'Ebola, anche a questo, potrà porre fine. Vi potrà finalmente porre fine. Poi si potrà mettere su tutto questo politichese un manto sordido di pietà, appunto, nella morgue. Però sarà anche per tutti noi, se questi politici non fanno niente. Io sono molto preoccupato. E in Europa è come in Italia, non fanno niente, non ci dicono che misure di prevenzione stanno prendendo. Ripeto, con tanti immigrati che vengono ogni giorno in Italia e in Europa, basta che uno sia malato e in Africa già sono morti quasi 2000, in pochi mesi di recrudescenza dell'Ebola. Pazzesco. Da noi che si fa? Non lo so. Beh, vi lascio, sono giorni che non faccio un video, però aspettavo di essere ispirato. E poi cercavo di fare dei tagli al video e di dargli un buon formato. Per il momento non sono riuscito a fare queste due cose, e quindi ho fatto un video perché mi sentivo di registrarlo. Oh. E poi se non viene eccellente, chi se ne frega. Grazie per seguirmi, gli aumenti aumentano delle visioni ogni giorno e io sono contento. Beh, allora un saluto a tutti, grazie di seguirmi, fate vedere i miei video ai vostri amici e ai vostri contatti, come fa Nogra, che porta degli amici a vedere i miei video, e quindi lo ringrazio per questo incoraggiamento, che mi ha detto che ha fatto vedere dei miei video a degli amici e che gli amici sono rimasti contenti di guardare i miei video. E quindi io continuo ancora più imperterrito a fare dei video per tutte e tutti voi, e anche per gli amici di Nogra, che saluto. Ciao, ciao Nogra, grazie per la diffusione dei miei video, ti nominerò mio discepolo privilegiato e mio collaboratore anche privilegiato, perché mi piacerebbe collaborare a fare video con te. Beh, adesso vi devo lasciare, se no viene pesante una cifra a questo video. Il prossimo cercherò di farlo con i debiti tagli e nelle debiti dimensioni. Questo non so che dimensioni dargli. Ciao, dal vostro Sant'Enchan.